Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo terzo episodio del nostro mitico Tino, signori. Siamo... Cosa cazzo la stai facendo? No, no, non devi, non devi, non devi. Dovresti andartene a lavorare, ti... Sai, devi andartene. È ora di andare al lavoro. Come cazzo la faccio a dirti fare il lavoro? Non devi stare seduto, devi andare a lavorare, zio. Partiamo malissimo. Partiamo malissimo. È ora di andare al lavoro. Vai al lavoro, Tino. Vai, veloce, rapido e indolore. Signori, benvenuti a questo terzo episodio del nostro buon Tino Ammazza. Signori, oggi niente di particolare, il nostro Tino sta andando a lavorare, quindi inizia una nuova giornata lavorativa. Ieri siamo stati in ferie, avevamo un giorno libero e oggi invece ci tocca lavorare. Detto, signori, prima di partire col video, anche se il video è già partito, vi ringrazio per i like, per i commenti precedenti e per il supporto. Che dire, signori? Oggi ci sarà un piccolo cambiamento, signori. Oggi succede qualcosa che ora tra poco scopriremo quando Tino tornerà a casa. Dopo una giornata dura di lavoro. Signori, siamo stati promossi. No, che cazzo è successo? Tieni, è stato promosso a capo lavapiatti. Guadagnerà un simoleone in più all'ora, pronto ore 17 all'ora. Ha ricevuto 334 bancone signorina aziendale. Ok. Siamo stati promossi. Che cosa carina, signori. Ma il nostro team è furente, signori. Perché è furente? Intanto, se non sbaglio, c'ha fame. Mettiamoli un attimino. No, c'ha sonno. Non ha fame. Va bene, vatti a coricarti. Non ci pensare, stai tranquillo. Vai a dormire, rilassati. Signori, Tino è furente perché siamo poveri. Siamo poveri, guadagniamo troppo poco con questo lavoro e non va bene, non va bene. Il nostro Tino vedete, è stanco, è un uomo depresso, vuole più soldi. E quindi cosa gli porterà in consiglio questa notte? Questa notte in cui lui si sta andando a coricare e la notte porta consiglio, signori. Dobbiamo fare soldi. Come possiamo fare soldi? Facendo un piccolo atto, una cosa brutta, signori. Il passato di Tino sta tornando a bussare alle sue spalle. Bene sì, per fare soldi chiederemo un riscatto. Bene sì, signori, chiederemo un riscatto. Quindi appena ci alziamo da questo bellissimo letto, metteremo in atto il nostro piano. A te, non puoi dormire però tutto il giorno, Tino mio. Se no qui, giorno dell'amore, ma chi se ne frega? Noi abbiamo dei piani oscuri da mettere. No, ripulisci e cucina, cucina. Cucina, che cosa? Uova strapazzate con pancetta. Forse sì, me la mangerei anch'io a quest'ora, sinceramente. Un po' di uova strapazzate con pancetta, però va bene, signori. Però va bene. Allora, portiamo avanti tutto questo obiettivo, dopodiché mettiamo in atto il nostro piano oscuro, signori. Il nostro piano oscuro, sì. Ok, signori, il nostro Tino si sta lavando e noi dobbiamo mettere in atto il nostro piano. Chiameremo in vita nel lotto attuale, vediamo chi possiamo, vediamo un attimino qual è la situazione. Noi abbiamo Bob Pancakes, Elisa Pancakes, Martina Mancini che ci sta sul culo, e poi Giuseppe Mancini, chiedo scusa, oppure gli alberghini. No, io direi di andare su Elisa Pancakes, signori. Se non vuoi Bob non ce lo paga, non ci dà un po' di soldi per avere sua moglie, secondo me sì. Dai, 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 invitiamola a casa nostra, signori. Invitiamola a casa nostra e mettiamo in atto il nostro piano. Tutto questo noi tra un poco dovremo andare a lavorare, ma oggi non andremo a lavorare, signori. Chi se ne frega del lavoro? Noi abbiamo altri piani. Abbiamo bisogno di soldi, signori. Abbiamo solamente 928 simoleon. Cosa ci dobbiamo fare con questo? Oh, oh! Elisa arriverà molto presto. Che cosa carina. Allora, signori, noi la rinchiuderemo in questa stanza di qua. Di conseguenza dobbiamo un attimino fare dei cambiamenti a casa nostra. Decisamente sì, decisamente sì. Prendi il letto e spostalo. Prendi il letto e spostalo. Lo devi mettere, mettiamolo qui. Avremo il letto in mezzo alla casa? Sì. Allora, mettilo un attimo qui. Perfetto. Prendi questo e lo sposti qui. Ok, e il letto lo mettiamo qui. Dobbiamo pur dormire, signori. Dobbiamo pur dormire in qualche maniera. Ok, e la tizia la chiuderemo lì dentro. Sì, deciso, 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 deciso. Torniamo alla vita normale. Oh, è arrivata, è arrivata, è arrivata, è arrivata. Buongiorno, buongiorno. Chiama da te. Magari però non vai qui, però no, no, non in bagno, zio, non in bagno. Ciao carissima, benvenuta. Che problemi hanno? Allora, fai una cosa, zio. Vai qui, per quella è andata in bagno. Noi l'abbiamo chiamata da noi e quella è andata in bagno. Perfetto, ok. Noi siamo sempre più freddi. E rimane in bagno quella. Non è che dici, ma cosa sta succedendo? Chiedi di andare via. Rimprovera l'allerga proprio. Sta venendo da noi? Sta venendo da noi. Tina, da un'ora inizierà a cucinare. No, zia.
Mi sta buttando la spazzatura, ma che persona carina, ma che chiama da te, ma che persona simpatica. Mi sta buttando la spazzatura. Oh, che persona educata. Dove la stai mettendo la spazzatura, zii? Ma il contenitore è lì a due passi, perché? No, 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 non devi leggerti un libro, devi chiamare questa da te. Sta bene? Sta bene, signori? Forse sì, forse sì, forse ce l'abbiamo fatta. Perfetto. Ok, ora noi usciamo. Vai qui, bravissimo, bravissimo. Fermi tutti. Vediamo se blocca porta per tutti. Ok. Sì, l'abbiamo bloccata dentro. Ok, il piano è iniziato. Il piano è iniziato. Prendiamo il telefono. Non devi telefonare, non devi guardare le telefonate. Chiamiamo il marito, signori. Chiacchiera con, chiamiamo il marito. Pancakes, chiamiamo il marito e gli diciamo che abbiamo sua moglie, signori. Pronto? Sì, siamo noi. Abbiamo tua moglie. Se la vuoi indietro devi pagarci 50.000 simoleon. Come non la vuoi indietro? Come non la vuoi indietro? Ma è tua moglie? Come ti senti più libero se ce la teniamo noi? No, abbiamo tua moglie! Devi pagarci se la vuoi, devi pagarci se la vuoi indietro. No, 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 funziona così. Signori, questo non è disposto a pagare. Questo non è disposto a pagare, è un grosso problema questo. Questo non è disposto a pagare. Che cazzo non la facciamo? Va bene, liberiamola. Sblocca, signori. Questo non è disposto a pagare. Abbiamo fatto un fail terribile. Abbiamo rapinato, abbiamo portato via l'unica donna che non ha intenzione di essere pagata per... Va bene. E in tutto questo noi ce ne andiamo a lavorare e questa rimane qui a casa nostra a farsi i fatti suoi. Perfetto. Bene, goditi la vita, zia. Noi andiamo a lavorare, noi. Andiamo a lavorare. Ok, signori, siamo tornati a casa. Il nostro Tino è un pochino teso, quindi facciamolo giocare. Anzi no, aspettate, aspettate. Se non ricordo male, cerca di calmarti. Ecco, facciamo lo specchio, cerchiamo di calmarlo un attimino perché è un pochino agitato. Vediamo se riusciamo a farlo calmare. E detto questo, di cos'altro hai bisogno, zio? Di divertimento, di fame? Ok, allora, cucina. Cucina uova strapazzate, ma sì, porzione singola, bravissimo. E non si sta calmando allo specchio, non si sta riuscendo a calmare. Va bene, non è un problema. Non è un problema, il nostro Tino è nervoso. Il nostro Tino è nervoso perché il primo tentativo non ha funzionato, signori. Il primo tentativo di portarci a casa qualche soldo in più non ha funzionato. E questa cosa non va bene, questa cosa non va bene. Sono le 3 di notte e lui intanto sta, guarda un canale, guarda un film, ma nel momento del giorno fai zapping. Ah zii, non sei teso, ma io che ce posso fare? Gioca una partita. Gioca a Burbrick. Vediamo se magari così riesce a calmarsi un po'. Vediamo se così riesce a calmarsi un po'. Ok. La barra del divertimento sta salendo e siamo tutti più contenti. Tutto questo sono le 4 del mattino, però va bene. Però va bene, però va bene. Ora puoi andare a dormire un pochino? Ok, perché dobbiamo essere lucidi. Lucidi per riuscire a riorganizzare un'altra situazione importante. Dormi, dormi, zio. Giorno dell'amore. Oh, che cosa carina. Non ce ne frega assolutamente niente del giorno dell'amore, no. Vuoi terminare la presentazione d'anticipo? Sì, ma chi se ne frega del giorno dell'amore? Bellissimo. Che cos'è? San Valentino. Non ci interessa. Noi non siamo per San Valentino. Abbiamo altri bisogni. Ovvero tipo quello di andare in bagno. Abbiamo bisogno di andare in bagno, signori. Decisamente sì. Il nostro Tino sta riuscendo a dormire. Sono le 8, sono le 9. Basta, svegliati. Svegliati e vai in bagno prima che combini qualche danno. Qualche danno, signori. Ok, in tutto questo, mentre lui si sveglia e fa qualche cosa, noi dobbiamo un attimo pensare a come organizzarci. Andiamo su Giuseppe Mancini, signori. Secondo voi la signora Mancini, secondo voi dov'è? Martina Mancini pagherà? Non lo so, lo scopriremo fra poco. Ti svegli, zio? Sta continuando a dormire. Svegliati e basta dormire, hai dormito abbastanza. Porca miseria, dai, vai, veloce, in bagno, veloce, 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 non te cammini a cosce sterte, veloce, veloce, in bagno, veloce, in bagno. Ok, bravo, bravo. È furente, signore, perché il suo piano non è riuscito. Giuseppe Mancini arriverà molto presto. Oh, meno male, siamo riusciti a chiamarlo. Dove sei, Giuseppe? Allora, noi andiamo direttamente qui dentro, vai. Ok, Giuseppe Mancini sta arrivando, signori. Attenzione, il nostro piano si sta per mettere in atto. Urla, contro, provoca, impara a conoscere. No, 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 altre scelte. Amichevole. Sta venendo lui da solo. No, non sta venendo lui da solo. Zio, devi venire. Perché tutti si mettono?
Chi è nella linea segnale respira risulta. Allora, intanto mi sa che dobbiamo calmarci un attimino. Allora, vai qui e cerca di calmarti. Sì, vai, cerca di calmarti, zio. Ti sei calmato? Ti sei calmato? Sì, ci siamo riusciti, è soddisfatto. Ora torna qua dentro, vai qui. Dopodiché chiamiamo, prendiamo a lui e disputa. Rallegra, chiede di discutere l'interesse. Vediamo, allora, vediamo se io vado là dentro e gli chiedo di discutere l'interesse, vediamo se lui viene. Vediamo se si stacca dal mio computer e viene verso di noi, signori. Vediamo se ci riusciamo. No, ci stiamo andando noi. No, zio, devi stare qui, devi stare là dentro. Piacere, oh, piacere. No, no, cosa state facendo? No, Tino, Tino, non devi diventare suo amico, Tino. Bravissimo. Ok. No, si è seduto sul letto, Tino, 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 c'è qualcosa che... No, stanno a litigare. Tino, Tino, smetti di parlare con tizio, Tino, Tino. Ci riusciremo a farlo venire qua, Tino? Altre scelte, scusati, scusati. Scusati, ma devi sempre rimanere qua dentro. Tino, devi rimanere lì dentro. Perché non riesco a farlo? Scusami, scusami. Non volevo offenderti, sai, mi servi solo. Chiedi della carriera. Signori, no, perché non ci stiamo riuscendo, signori? È una cosa semplice, è una cosa semplice. Chiacchiera qui. Oh, perfetto. Vediamo se riusciamo. Tino ha preso. Non mi interessa. Non mi interessa, oh, vediamo se ci riusciamo, signori. Vediamo se ci riusciamo. Forse ci siamo riusciti. Oh, ok, signori, ok. L'abbiamo portato nella nostra stanza. Ok. Bravo, iniziate a chiacchierare. Dove che vieni qui? Smetti di chiacchierare, smetti di chiacchierare, smetti di chiacchierare, zio. Smetti di chiacchierare. Bravissimo, bravissimo. E blocchiamo la porta. Sembra se la porta si chiude. Ok, blocca porta per tutti. Oh, perfetto. Come cazzo l'ha fatto uscire? Ma la porta era bloccata. Ok, allora dovremmo essere riusciti a bloccare la porta per il nostro carissimo. Come cazzo te chiamavi? Giuseppe Mancini. Quindi non perdiamo altro tempo, signori. Telefono in mano. Andiamo a chiamare la madre. Andiamo a chiamare Martina Mancini, signori. Martina Mancini. Pronto? Sì, abbiamo tuo figlio. Vogliamo un riscatto. Vogliamo 50.000 simoleon. Come non ce l'hai 50.000 simoleon? Accettiamo anche 45, 45 simoleon, non ce ne manca 45, 40 simoleon, 25, va bene 25 simoleon, vogliamo 25 simoleon sul mio conto, entro domani, sì, entro oggi che cos'è, venerdì, entro domenica a mezzogiorno, signori, ok, abbiamo lasciato il messaggio, ci riusciremo, non ci riusciremo, non lo so, entro domenica a mezzogiorno, signori. Devono arrivare 25 simoleon sul nostro conto. Arriveranno. Che sta a fare? Si sta coricando. Vedi che tra un poco devi andare a lavorare, zio. Non te lo vorrei dire, però dormi un pochetto, però tra un poco devi andare anche a lavorare. Lui intanto non esce dalla stanza, signori. Lui non esce dalla stanza. Questo è importante. Questo è importante. Lui non esce dalla stanza. Lui non esce dalla stanza. Vediamo se. Allora, zio, aspetta, svegliati. Ora devo proprio andare, grazie alla compagnia. Attenzione, attenzione. Momento, momento catartico. Riuscirà ad uscire da quella stanza? Intanto tu vai a cucinare qualcosa prima che... Ma sì, fai sempre la pancetta, fai quello che vuoi. Lui si sta alzando. Ok, tra un'ora noi dovremo andare a lavorare. Lui è bloccato lì, signori. Ok. Non se ne va, non se ne va, signori, non se ne va. Tino, tra un'ora inizierà a lavorare, va bene, non è un problema. Perfetto, perfetto signori, ce l'abbiamo a casa, ce l'abbiamo a casa. Domenica entro mezzogiorno devono arrivare i soldi, signori. Se non arrivano i soldi domenica entro mezzogiorno, che famo? Non lo so, lo lasciamo libero lo stesso. Lasciamo lo stesso libero. Non lo so signori, cosa può succedere o cosa succederà. Ha mangiato lo zio? Ok, boh, basta. Ci hai messo troppo tempo a mangiare. Vattene a lavorare, dai. Basta, basta, basta. Sei in ritardo, sei ritardissimo. Ok, vattene a lavorare. Dai, 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 dai. Ma gli obiettivi li abbiamo fatti? Completato, ok. Siamo a livello eccellente. Ottima cosa. Vediamo se riusciamo a ottenere un'altra promozione. Non si sa. Signori, siamo tornati a casa, abbiamo ottenuto un'ennesima promozione. Tino è stato promosso, grazie per l'importante promozione.
Tina vuole festeggiare stasera? No, Summer mio, Summer mia, stasera non possiamo festeggiare. Allora, 11 in più all'ora, ok, 368. Bene, fornitore di catering. Lavoriamo, vacanze turistiche 3 giorni a settimana, lavoriamo dalle 3 alle 23. Ok, perfetto. Bene, bene. È andata bene, è andata bene. Il nostro apparecchio, no, 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 devi mangiare, ma mangia. Mangia, metti nell'inventario, pulisci, riponi in pacchetta, mangia. Mangiamo velocemente, dopodiché andiamo a dormire, perché siamo completamente cotti, signori. Dopodiché andiamo a dormire velocemente. Il nostro uomo è là dentro, è tranquillo. Sembrerebbe tranquillo. Noi dobbiamo aspettare. Va bene, lava quello che vuoi, dopodiché vai a dormire. Forse si sta. Dovrebbe andare in bagno. Sì, dovrebbe andare in bagno. No, si è fatto la pipì addosso, signori. Si è fatto la pipì addosso. Va bene, dettagli, dettagli. E puzza anche, puzza. Va bene, dovrà aspettare ancora un poco, dovrà aspettare ancora un poco. Signori, se tutto sembra procedere, è sabato, è mezzogiorno, il nostro Tino per ora si sta rilassando, il nostro amichetto qui è tranquillo, c'ha qualche problema, c'ha un po'... ha qualche problema, però vabbè, però sta bene, però sta bene. Cucina, no, dobbiamo anche mangiare perché tra un poco macedonia di frutta, formaggio, insalata, maccheroni al formaggio. Porzione singola, porzione singola. Sì, il tizio dorme, va bene, va bene. Va bene così, va bene così, va bene così. Tutto questo fra 2 ore noi dobbiamo andare a lavorare, quindi a te, te devi muovere. Dai, dai, veloce, 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 veloce. Cucina, inizierà fra un'ora a lavorare, va bene. Signori, vediamo se va tutto in porto. In porto, lui sta a mangiare, bene così. Ok, è furente, perché è sempre furente? Perché sente bisogno dei soldi, se dei soldi arriveranno i soldi, signori, e c'è una situazione molto particolare. Ancora non è arrivato niente, ancora non è arrivato niente. Quello sta a dormire, va bene, e noi ci siamo andati a lavorare. Perfetto, signori, bene così, bene così. Ok, signori, sono le 9. Andiamo a cucinare qualcosa da mangiare, dopodiché andremo a controllare il computer per vedere se sono arrivati i soldi, signori. Dopodiché andremo a controllare il computer per vedere se sono arrivati i soldi e in questo caso poter liberare il nostro Giuseppe. Il nostro Tino ha raggiunto il livello 3 di cucina. Complimenti a Tino, questo è il giorno delle nuove abilità, ma chi se ne frega? Sì, vediamo la cosa in anticipo, non ci interessa minimamente. Abbiamo completato questa, perfetto. Ora lui sta mangiando. Mercato delle pulci in città. Non ci interessa nemmeno il mercato delle pulci. Abbiamo tutti i valori buoni, perfetto. Mangia, zio. Mangia zio, dopodiché andiamo sul computer e andiamo a vedere se sono arrivati i soldi, signori. Andiamo a vedere se sono arrivati i soldi. Dai zio, mangia, non ti preoccupare. Ok, è il momento importante, signori, il momento importante. Saranno arrivati i soldi? Sì, signori, sono arrivati 25.000 sul conto, li potete vedere lì tranquillamente sul conto, quindi possiamo andare a liberare il nostro carissimo Giuseppe che se ne può tornare a casa, signori. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Soldi facili, signori, soldi facili. Va bene così. Abbiamo sbloccato la porta? Blocca porta aperta. Ok, andiamo a salutare Giuseppe che è stato molto carino. Insieme che la mamma sull'ama. Ah no, se ne sta andando lui direttamente. Perfetto. Giuseppe, è stato un piacere conoscerti. Sono contento della tua compagnia. Dove te ne stai andando? No, continua a rimanere qui, è un uomo distrutto, è un uomo distrutto. Te ne vuoi andare se vuoi, Giuseppe. Giuseppe, ho capito che ha altre scelte. Te devi andare. No, si è coricato il nostro letto. Che cazzo lo sta facendo? Dai un regalo. Come faccio a dirgli vattene? Confessa, discute, interesse, discuti, rumore, discuti, entusiasmo, rapporti, amichevole, altre scelte. Impara a conoscere, lamentati, 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 parla la cucina, altre scelte. Manda via. Dov'è? Azioni. Forma, 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 azioni. No, no, buffo, amiche. Te ne devi andare, zio. Ma forse se ne sta andando. Forse se ne sta andando lui da solo. Oh, ce l'abbiamo fatta, signori. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video, signori. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti, per il supporto. Che faremo nel prossimo video? Non lo so. Lo scopriremo domani, signori. Domani vediamo con questi soldi cosa deciderà di farci il buon Tino, signori. Vediamo cosa deciderà di farci il buon Tino. Detto questo, signori, noi siamo sempre qui sul canale. Ci vediamo domani per un altro appuntamento. Bella raga, ciao!